Adesso cambiamo argomento e concentriamoci invece sul tema della economia, perché tra caro energia e diminuzione del potere d'acquisto, ma anche la crescita dell'inflazione, un risparmiatore medio oggi vive con tanta insicurezza questo periodo storico. Oggi se si ha un piccolo patrimonio, ci chiediamo come lo stesso potrebbe essere investito, quali le giuste mosse da fare, ma soprattutto come possiamo tutelare i nostri risparmi, la casa, l'immobile, resta oggi veramente il migliore investimento oppure no? Insomma, ne parliamo proprio con un esperto del tema, del settore. Buongiorno al nostro ospite, consulente finanziario Vincenzo Procino. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, questo è un tema molto delicato, soprattutto in questo periodo storico molto complicato. Lei è un espertissimo consulente finanziario, però cerchiamo di comprendere bene la questione. In primis, dinanzi a tale scenario economico davvero molto critico, eh, qual è la situazione reale? Ecco, eh, questa è una domanda importante per quale motivo? La percezione che noi abbiamo in questo momento è che ci troviamo in, un, uh, in una fase uh, delicata e, e di forte crisi economico-finanziaria. In realtà non è proprio così. Cioè, le faccio un esempio, si parlava di recessione in Italia nel 2022, l'Italia nel 2022 è stato il paese a livello oh, diciamo europeo e non solo che è cresciuto di più in assoluto. In sì, quindi abbiamo avuto sicuramente una crescita dal punto di vista economico a livello oh, nazione. L'inflazione che ci portiamo oggi è un tema nuovo perché è quello che ha preoccupato in questi mesi ed è un tema che noi a cui non eravamo più abituati. Cioè basti pensare che l'inflazione a queste cifre non si vedeva dagli anni 80. Quindi mh, molte persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 98-99, quindi quando siamo entrati nell'euro, non hanno più visto un'inflazione a doppia cifra come quella di questi giorni e quindi sono particolarmente preoccupate. Viene dalla, guerra prima, dalla pandemia prima e dalla guerra dopo e eh, si porta dietro il fatto che noi culturalmente non siamo abituati a gestire in maniera dinamica i nostri, i nostri risparmi, il nostro patrimonio. Siamo tipicamente un popolo di risparmiatori non un popolo di investitori, quindi non abbiamo una giusta pianificazione perché finanziaria. Perché non sappiamo investire, la verità è questa, non abbiamo, non abbiamo proprio la cultura degli investimenti. Assolutamente no, perché abbiamo la percezione spesso uh, errata che sia un mondo troppo distante da noi, troppo complicato e dove soprattutto eh, ci guadagnano in pochi. In realtà non è così, avere una giusta strategia, una giusta pianificazione, col supporto di chi è in grado di trasferire l'imparo. Di, di è in grado trasferire di, di, di trasferire, esatto, perché bisogna comunque affidarsi a degli esperti del settore, ma che comunque non, non facciano neanche speculazione, no? E, Anche sì, questo è un aspetto molto importante. Sì, l'aspetto dell'affidamento va valutato per bene, perché io dico sempre, quando incontro un cliente nuovo, è, eh, il cliente per me è un foglio bianco, non deve avere il tuo consulente un, un precostituito, perché non ti conosce, non conosce il tuo mondo, non sa dove stai andando, quali sono le tue aspettative, soprattutto non ti sta ascoltando. Quindi partiamo proprio dalla base, cioè io incontro una persona e probabilmente la prima cosa che faccio è chiedo il suo mondo, cerco di capire la sua famiglia, quanto lavora, che cosa vuole proteggere del suo mondo. Cerco di farmi carico di quelle che sono le, le, le sue aspettative, le, le sue preoccupazioni. Le preoccupazioni esatto. E, e da lì poi si può costruire qualcosa. Costruiamo qualcosa, ecco perché la domanda è proprio questa. Oggi uh, si tende, come diceva lei, a uh, conservare i propri risparmi, però io le chiedo come si possono proteggere i propri risparmi, soprattutto in questo periodo in cui c'è tanta insicurezza anche sugli stessi. Certo, eh, intanto, come proteggerli. intanto i risparmi sul conto corrente sono un danno, perché io sostanzialmente se ho 100.000 euro sul mio conto corrente, che ho accumulato durante la pandemia o nel corso del tempo perché non ho speso, Uh, L'anno scorso, con quei 100.000 euro ci compravo una cosa, quest'anno mi, mi servono 110.000 euro per comprare la stessa cosa. Quindi. Ho la sensazione di aver mantenuto il mio capitale, in realtà ci ho perso il 10%. Quindi questo è il primo errore uh, che si fa spesso. Quando il cliente dice io voglio mantenere i miei risparmi, bisogna chiedergli rispetto al valore, rispetto al valore nominale, nominale o nominale, rispetto esatto. a quello che è il tuo potere di spesa. Cioè vuoi poter comprare le stesse cose con questi soldi o vuoi mantenere quel numero uguale? Perché c'è una differenza sostanziale. Come ci si protegge? Tipicamente eh, si cerca di attuare una strategia di investimento. Che vada verso un mercato che è quello che è in grado di proteggere di più l'inflazione, che è tipicamente il mercato azionario. Per quale motivo? Le azioni sono la rappresentazione numerica della vita di tutti i giorni. Facciamo un esempio: io la mattina mi alzo, accendo la luce, ok, sto utilizzando energia, mi sto fornendo da qualcuno che me la produce quell'energia. Se quell'azienda eh, incassa di più perché sto utilizzando quell'energia o perché i prezzi sono saliti, il valore salirà. Oh, sale il valore, esatto, però bisogna poi essere attenti conoscitori, c'è anche questo aspetto, per poter riuscire a mantenere il potere d'acquisto e quindi restituire il valore nominale no, della, della moneta, certo. come diceva lei. Quindi bisogna, in questo caso, essere esperti, per questo è importante il consulente finanziario, le chiedo. Il consulente finanziario è importante nella misura in cui non si limita a dare un'indicazione sul singolo strumento, cioè a dire compra questo piuttosto che compra quell'altro, ma... Eh, nel dare una strategia di investimento, strategia di investimento significa uh, avere, eh, accumulare rischio con gradualità, non tutto in un colpo, significa fare i correttivi quando il mercato lo richiede, cogliere le opportunità quando ci sono perché nello scorso anno ci sono state tante opportunità mh, per, per poter fare delle operazioni intelligenti e addirittura chiudere il 2022 col segno più invece che col segno meno. Stare statici, stare fermi non aiuta. Non aiuta. Nell'immaginario collettivo a questo punto quei, quegli investimenti più sicuri in realtà non saranno tali, non sembrerebbero tali. Quindi è il nostro immaginario collettivo che ci fa sembrare tale, una cosa che in realtà non è. Facciamo un esempio pratico. Okay. Normalmente noi italiani che cosa reputiamo più sicuri? I titoli di Stato. I titoli di Stato. Il BOT e il BTP, che è praticamente eh, l'investimento che mi ha fatto più danni nel 2022 perché noi abbiamo avuto dei BTP che hanno avuto un crollo di prezzo di oltre il 20%, 20%. In questo caso perdiamo però poi. Abbiamo perso 22 punti, eh. ecco, quindi abbiamo avuto una bella... Quello che per noi era un porto sicuro si è rivelato in realtà uh, il, il maggiore dei mali. Di contro l'azionario ha fatto molto meglio, Insomma, ha avuto un impatto molto più ridotto. Questo perché? Perché nel 2021, fine 2021, se andavo a comprare un BTP era un titolo che aveva un rendimento già prossimo allo zero. Quindi se io compro una cosa che mi rende zero, che cosa mi aspetto che mi porterà nei prossimi anni? E, ok, quindi a questo punto, venendo eh, allo scenario attuale economico, allo scenario mh, finanziario globale eh, in cui ci ritroviamo oggi, quali sono, secondo lei, i comportamenti più virtuosi che consiglierebbe di adottare eh, al nostro pubblico? Allora, banalmente è eh, fare un punto nave, uh, quindi dire: Ok, devo andare in questa direzione, partendo da dove sono, cioè qual è il mio stato attuale, qual è la mia situazione, quali sono le mie aspettative per il futuro, quindi qual è la mia previsione di spesa, il mio budget di spesa e soprattutto che cosa ci voglio fare con questo. Cosa voglio fare? Esatto. Perché quindi. il tema grande è che la maggior parte delle persone non, 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 non gli viene mai fatto questa domanda: Tu vuoi, hai questo risparmio, che cos'è che vuoi fare con questi soldi da qua a 5 anni? voglio garantire l'università a mio figlio, allora si cerca un percorso, piuttosto che dire guarda questi soldi mi serviranno perché io so che quando andrò in pensione eh, guadagnerò molto poco, quindi voglio avere un extra reddito da poter utilizzare. È un'altra strada. Ancora mi voglio proteggere perché sono single, non ho famiglia e un domani so che non, non ci sarà nessuno che si occuperà di me. Insomma, andare molto più a fondo in quelle che sono le esigenze reali. Da lì si può costruire una strategia. Prima abbiamo fatto l'esempio del mattone, no? Esatto, perché ecco. oggi anche come investimento il mattone sembrerebbe essere, a, meno a anno, rispetto a qualche annetto fa, sembrava essere l'investimento più sicuro. Ma oggi probabilmente no. Oh, In realtà non è mai è stato un investimento, uh, diciamo, per certi anni è, è andato bene, ha delle caratteristiche, de, delle pe, peculiarità che si porta dietro. La prima è che non è liquidabile, cioè io compro un immobile, investo 100.000 euro e so che se mi servono una parte di quei soldi o tutta la somma, non ci metto 5-10 giorni per ricavarlo. Cioè non posso dire mi servono 10.000 euro di quei 100.000 vado e mi vendo un pezzo di casa mi perché devo giocare tu... ecco non lo posso e fare è tutto un altro, è tutta tutta un altro, altro. Percorso. più tutti quelli che sono i costi che si porta dietro quindi quando acquisto i costi del notaio l'agenzia le imposte tutto quello che c'è e soprattutto c'è un grande errore culturale che facciamo noi se faccio un investimento immobiliare io non vado continuamente a controllare quanto vale il mio immobile se faccio un investimento finanziario soprattutto chi è nuovo sta continuamente col telefono in mano a controllare allora esatto. io gli dico Dobbiamo perché? trovare una giusta quadra. Perché quando, quando compri un immobile non vai tutti i giorni in agenzia a chiedere quanto vale il tuo immobile perché oggi? Perché c'è quel preconcetto culturale secondo il quale poi di qui a quando sarà, perché comunque l'investimento non è poi eh, eliminabile di qui a poco tempo, si fa più un programma sul lungo periodo. Quindi c'è già la filosofia secondo la quale quell'appartamento quell'immobile potrà o aumentare il suo valore o perderne il valore certo. del potere d'acquisto. E anche nel caso immobile non è lineare l'andamento. Esatto. Quindi questa mancanza di linearità nell'immobile Mobile non lo vedo. Esatto. Perché ho la sensazione di avere una pietra da esatto. lì. Nel mercato finanziario ho questa percezione che è volatile e quindi questa cosa mi genera. Una cosa di astratto, esatto. Allora io le chiedo quali sono i servizi che maggiormente vengono richiesti, quali sono quelli più innov innovativi, che può illustrarci, perché mi sembra di comprendere che ad oggi il consulente finanziario diventa il primo punto di riferimento per tutti noi risparmiatori. Certo, Intanto la, la, la cosa più importante è, come ho detto, a decidere dove andare a mettere i propri soldi, che tipologia di rischio occorre, cogliere le opportunità e soprattutto avere gradualità, che significa che eh, fa, dovremmo fare il contrario di quello che faremo normalmente. Cioè, io, che sono un investitore, sono emotivo, che cosa faccio? Quando i mercati crollano, corro a vendere perché ho paura e quello sarebbe il momento di comprare. E quando i mercati corrono, investire, corro a vendere. Investire paradossalmente, quando è proprio la difficoltà che bisogna poi investire. Sì. Quello sarebbe il momento ideale per investire perché, quando qualcosa, uh, parliamo del, del, del mercato azionario, ma anche delle obbligazioni, ha perso il 20% del suo valore, il 25% del suo valore, quello è il momento in cui cominciare a metterci eh, diciamo, uh, delle, de, de, delle quote e cominciare a comprare. Invece, io che cosa faccio? Mi faccio prendere dal panico e ci viene giù il mondo. Esatto. In realtà, il mondo non viene mai giù. Succede quello che succede, ogni crisi è diversa, dalle crisi si esce solo in, in un certo modo. Salirà tutto più di, cui, di prima, cioè le, le, la tecnologia, l'evoluzione ci porterà a uno stato di benessere successivo superiore a quello che abbiamo lasciato. Insomma, dobbiamo capirne di più, poi magari ci ritroveremo, comunque abbiamo capito che per tutelare i nostri risparmi è consigliabile affidarsi ad un consulente finanziario, sicuramente esperto del settore, eh, attraverso il quale riusciremo a muoverci verso la giusta direzione e a non perdere i nostri risparmi. Ecco, perché non li vogliamo perdere. I certo, quello risparmi. ci mancherebbe. Il consiglio che posso dare è eh, accertatevi che vi faccia domande. Ah certo, va bene. Quindi domande per capire giustamente verso quale direzione muoverci, sì, altrimenti non avrebbe senso. Certo. <ride> grazie, grazie a Vincenzo Procino, consulente finanziario, che sicuramente ritroveremo qui a mattina live. Grazie. Grazie mille. Piccolo break, restate con noi.